Ragazzi, che figo! Non sono riuscito a riprenderlo prima. No, poi ti devi vedere il No, video. sono Guardalo. bloccato nel nulla. Eh sì! Oddio. Sei, ma No, mi sei vedo sprofondare magnifico! nel nulla. Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio sulla Terra Firma Punk, il modpack della FTB, con il nostro caro amico Alexander Dario Francesco Giovanni Ciao, Pippo. vuoi una banana? Ma anche no. No, ragazzi, si sta Si detta vendicando. così. Si sta vendicando perché gli ho detto: no, serviti pure, prendi tutta la roba che vuoi da mangiare. C'è solo la banana. Quindi ora si sta un attimo Aia, sti vendicando. cespugli maledetti. Ah, tra l'altro sono aumentati, perché nei dungeon della torre Vedo, se ne trovano un casino ne di questi qua trovate, eh sì. bassini. Sono utili. Comunque, ragazzi, ho scoperto una cosa. La volta scorsa siamo oltre ad essere stati super sfigati, ora Alex vi spiegherà il perché. Siamo stati super sfigati per un altro motivo. Perché in pratica il vecchio mondo. Quindi le torri che abbiamo visitato erano del vecchio mondo, erano state caricate con il vecchio modpack che produceva dei dungeon di merda. Però oltre a quella sfiga, abbiamo avuto un'altra Sì. Sì, sfiga. Dica Dario, dica, perché diccela. stranamente abbiamo. Diciamo che abbiamo avuto un piccolo intoppo con i livelli del dungeon, perché siamo passati praticamente dal secondo livello direttamente al quinto. Qui abbiamo trovato dei mob che non sono proprio amichevoli No, diciamo che i per un mob po' infernali non. perché. Sì, ce l'hanno spaccato in 10. Comunque, io sono andato a Esatto. cercare in giro, cercando nuove torri, e ne ho trovata una veramente valida con le armature. Non ho toccato niente, quindi la esploreremo insieme. Perché noi dobbiamo farci queste benedette armature. Quindi, cioè, Perfetto. l'idea è sempre quella, anche perché io voglio andare anche un po' a esplorare i castelli, non di sabbia, quelli in aria. Cioè, ok, fa cagare comunque come cosa, perché tra castelli in aria e castelli di sabbia prendiamo per il culo la gente. Però è vero, cioè voglio andarli ad esplorare, giuro. Dario, dove stai? Sei qui? Io non ti vedo. Molto pericolosi anche questi, eh? Cosa? I Come non mi castelli? vedi? Non ti vedo. Stiamo Mi giocando a muovo. nascondino? No, vabbè, è normale perché. Vabbè, tu ci sei. Sono Cioè, davanti. mi fido. Io ci sono, Comparirai, tra sono poco davanti a te, comparirai, e ti questo è un preoccupare. problema. È il TP che. Tra Abbiamo un poco. problema di connessione, ragazzi. Ah, ecco, sei sceso di nuovo. No, sei sceso di nuovo a due tacche. No. Ma tu ti stai muovendo normale, sì? O ti lagga? Boh, Sì. e allora comparirai prima o poi, forse. Non lo vedo, ragazzi, è sparito da Alex. Ok, comunque sono arrivato in fondo a sta torre. E aspettiamo Alex. Cioè, aspettiamo un attimo che arriva. Ragazzi, che figo! Non sono riuscito a riprenderlo prima. No, poi ti devi vedere il No, video. sono Guardalo. bloccato nel nulla. Eh sì! Oddio. Sei, ma No, mi sei vedo sprofondare magnifico! nel nulla. Ah, No, sei tornato eccomi. normale, Oh, perché? finalmente. Eri Oh, più ti bello come vedo. prima. Grazie al cielo. Avevo paura di essere affogato in un muro, cazzo. E poi guardati il video perché sei meraviglioso. Sei sospeso in aria e sembra che mi vuoi Mannaggia. accoltellare. Come prima. Comunque, ragazzi, siamo in Abbiamo questa seri torre. problemi di connessione Eh oggi, sì, eh? a sto giro sì. Ho preso un bel po' di torce, così evitiamo di andare in giro con la torcia in mano. E ho disabilitato anche il PvP. Ragnetti di merda, andatevene a quel paese. Distruggiamo tutti gli spawner di sto mondo. Ok? Vai, tu distruggi lo spawner, ti difendo io. Vai! Spaccalo. Sono Oh, sotto cacchio! spawn. Ok, Ti devo proteggere il ce l'ho. culo! Ok, ti ha salvato il culo, distruggiamo anche quest'altra merda. Ok. Questo lo distruggiamo al volo. Oh, cazzo! Ok. Aia, Oh, chi è oh! spawnato? Ah, un red cap. Eh sì, ho capito. Che bello avere l'armatura contorno, ragazzi. Occhio, Hai l'armatura occhio. contorno? Aia, Sì. ma ce n'è un altro. Ah, Sì. non l'ho visto. Sei morto? Sono morto. Mi ha preso alle spalle sto Sti inferno maledetti, non sono maledetto. riuscito a proteggerti. Madonna, Tranquillo, quanti ma al buio spawner. così è complicato. Ok, ti aspetto un attimo. Cerco di distruggere tutti gli spawner che vedo. E qui c'è un bello spawner di tori.
che sono bloccati dietro le inferriate, quindi potrebbe essere utilizzato per il farming, molto molto utile. Ok, abbiamo ripulito la zona, ti aspetto. Allora, qui dentro c'è una leather tunic protection 3, un leather cap protection 1, acqua affinity protection 1 e una leather tunic protection 1 e protection 3. Ma quante protezioni c'ha sta armatura? Sì, sono molto incantate, devo dire. Ah no, aspetta, questa è una projectile protection. Prenditi una delle due, perché una ce l'ho io. Io ce l'ho con Unbreaking 2, okay. Protection 3. Il cappellino me lo piglio io. Per ora io mi sono già fatto la full armatura incantata. What the fuck? Ma dove l'hai trovata? Lì in quella chest? Sì, c'era tutto in quell'altra chest. Pantaloni, elmetto e stivaletti, erano già tutti lì. Io non ho più torce. Fatto bene. Io non ho più torce. Sì, piazza. Oppure me ne dai qualcuna. Però queste sono quelle di terraferma, giusto? Sì. Allora, a sto punto però le ceste distruggiamole, se no ci ritorniamo indietro ogni volta. Sì, conviene fare così. Se hai un ash, se no faccio io. Sì, fai tu. Allora, stone javelin enchantato però con efficienza. E stone javelin enchantato però con efficienza. Vabbè, merde. Raccolgo tutto e botto. Però prendi, esatto, prendi. Distruggi, tutto. Distruggi. Distruggo. Che è sta roba? Pozioni di withering. Sì, ma che cavolo è il withering? Ecco. Il poison. E sto coso qui. Ma che sono sti cosi? È uscito Harry Potter. Ma cos'è sta roba? Guarda. Distruggi quello spawner se riesci. Io ammazzo le streghe di merda. Sto per morire. Se mi colpiscono sono morto. Sto per morire di veleno. No vabbè, di veleno. Quindi se mi colpiscono, distruggi quello. No! Non lo vedo. Mi sa che hanno avvelenato pure te. Ragazzi, in questo stanzino ho trovato il mondo. Allora, due copper pickaxe. No, tre copper pickaxe con efficienza 1. Poi ho trovato una shovel. Te l'avevo detto io. Ecco. Un libro di statistiche enchantato. Ma cosa? Sì, non lo so perché, guarda. Questi pantaloni. No, diciamo che sono meglio i pantaloni che ho io con di Thorns. E sono di Tom's Sharp. Che cavolo, eh? Vabbè. E vabbè, del native copper, niente di che, carote, ok, patate, vabbè, sta cagate qui. E stone javelin, un altro stone javelin, mitico, ragazzi, abbiamo beccato finalmente uno spawner decente. E una crafting table. Ma è di Minecraft questa? Sì, ma se la spacchi infatti sparisce. Ah, ok. Almeno a me è successo così. Proviamo, visto che... vabbè, non c'ho le asce, quindi penso sia inutile. Che cavolo mi succede? Ah, l'elmetto! Ma che figo! Guardate. No. Oh, sono morto. Te l'ho detto che eri morto. Sì, ma... Ragazzi, hai detto 20 minuti fa. Alexander era andato in giro per il dungeon. La vita è scesa a zero. Ero a 1000. Improvvisamente precipitato a zero. C'era Alexander che pensava di continuare a ripulire il dungeon. In realtà era morto 10 minuti prima. Ti stavo dando una mano, convintissimo. Non stavo giocando io. Era il mio fantasma. Ma va bene così. Vabbè, almeno. Allora, ragazzi. Nel frattempo che proseguiamo con l'esplorazione del dungeon, perché al primo livello stiamo trovando solo armature di tunica, che per cominciare van bene, però vorremmo qualcosa di un pochino più solido, quindi dobbiamo scendere di più. Allora, nel frattempo che scendiamo, apro queste bag perché ne ho ben 7, vediamo se ci trovo qualcosa di decente, fino ad ora cacate. Ho limoni e pesce, buono, tanta legna, cazzo me ne faccio tutta sta legna e dell'insalata. Ok, ma queste erano le bag di merda. Ah, ok, ho trovato una capocchia di chest. Che cavolo è capoc barrel? Che merda! Ma veramente che schifo! Ok. Ragazzi, abbiamo trovato una strana porta tra un lag e l'altro. Cos'è sta roba? Roso. Queste non sono librerie con le... Allora, attenzione che in una di queste due stanze ci dovrebbero essere degli scheletri druidi. Io distruggo sto spawner, ok. Lì c'è un altro spawner, porca paletta. Ok. Gli spawner sono andati. Qui ci dovrebbero... No, non è questa la zona dove stanno gli scheletri druidi. Questo è mio. L'altra roba, non me ne ho fatto un cazzo. Puoi prendere, hai trovato roba decente?
Sì, sto iniziando a svuotare, ma no, tutta un'ascia incantata, ma di pietra. Sì, allora dobbiamo Così non si andare va al piano più giù. Dobbiamo per niente. andare al piano, al secondo Eh sì, piano. purtroppo sì. Vediamo solo l'altra stanza, perché se non sbaglio ci dovrebbero essere Ho visto questi che c'era uno druidi. Boh, spawner, eh. Occhio che è di qua, sì. non promette nulla di buono. Ah, spawner. Oh, sti cornù. No, no, no. Vabbè, stanno i tauri. Chi se ne frega. Andiamo al secondo Aia. piano. Andiamo al Allora secondo usciamo di piano. qua. Sì. Subito li abbiamo Ecco, trovati. sono gli scheletri druido, ragazzi. Sono dei rompicoglioni pazzeschi. Sì. Sono pericolosissimi. Io eviterei di. Oh, che cazzo hanno fatto? Mi hanno teletrasportato da loro. Mi hanno portato Ma dentro, infatti, come hanno sti pazzi. Ma che fatto? cavolo ne so? Ciao, Sto morendo, Matrix. sto morendo. No, li ammazzo. Lo so. Ma che. No! Ma cosa? Ma cos'è sta cosa? Oh, Non la vaffanculo! sapevo questa magia, non la Ma sapevo. che cazzo! Fantastico. Non ci posso credere! No, aspetta, sto ritornando. Ma va a cagare sti pezzi di merda! Ah, ma perché uno è anche un mini boss di quelli Ah, con la ecco. super barra della vita. Ah, ecco, ok. Dei blocchi, non ho paura di usarli. Cosa ti sta tirando i semi? Minchia, guarda Si questo. trasforma i blocchi in foglie, conviene cercare di levarsi da qua, No, io lo insomma. voglio ammazzare sto coso maledetto. Sei Morirai. sicuro? Sì. Devo ucciderlo, ce la devo fare. Vieni qua, brutto imbecille. Tu non sei il boss, eh? Alexander Dario ha lasciato il gioco, cioè, ormai ha detto io me ne Eh sì, mi ha scappo. craftato di nuovo. Ah, pensavo fossi scappato perché hai visto il druido scheletro. Ma No, che figo! magari. Guarda che sta facendo! Ma che figata! Oh, bastardo! Maledetto! Muori? Che cosa mi droppi? Che mi ha droppato? Merda! Solitamente droppano la loro arma. Moon War Queen! E che cosa fa sta cosa? Non ne ho idea. No! Che cos'è? Sto piazzando delle cose strane sui muri! Piazzo le torce! Oh mio Dio! No, questa la devi vedere, Dario. Che cosa sono sti cosi? Entrando, sto entrando. Che figata quest'arma! Cosa hai piazzato? Non lo so! Sono dei vermi Ma lunari! Che sono rompibili? ne so cosa Ma sì, sono? però non danno niente. No, forse devono. Allora, questa si chiama la Moonworm Queen, cioè sarebbe l'arma dei vermi Moonworm. regina. Sì, sono. Si muovono, sono Sì! vermi schifosi. Sì, però che Ti distruggo, figo! abbi pazienza. Fanno luce! Fanno luce. Sì! Ti ha droppato solo quello? Non ti ha droppato Sì. tipo una zappa incantata, che è Torchberries la mi ha loro droppato. arma solita? No, mi ha droppato queste cose, Torchberries. Ah, i torchberries li puoi usare per fare le torce. Cioè? Cioè, si usano Ah, per craftare giusto. torce al È posto del vero. coal. Torce di Minecraft. Anche torce. Sì, ma non penso. Aspetta. Ricarica anche la Moonworm. Se io metto tre torchberries, ricarico la Moonworm. Ma che cazzo mi serve la Moon una Perché si Moonworm? consuma? Per Sì, si consuma. fare luce coi vermi. Che merda. Non so se Ok. ha un altro utilizzo, sinceramente. Penso che sia abbastanza inutile per il resto. Oddio, ti ho buttato le torce. Ok, allora scendiamo all'altro piano. Intanto apro Proviamo ste. a scendere al secondo piano. Ok. Ragazzi, siamo al secondo piano. A detta di Alexander. Guardala lì! Guarda la bronze chest plate! Copper javelin! Oh my god! E io inizio a godere, ragazzi. Io inizio a godere perché queste armature qui. Protection 6? Cosa? Te l'ho detto che era buona. Cosa? Ma stai scherzando? Non ci posso credere. Sì, Porca niente miseria! di 10. Copper Chain Chausses! Sì, ma c'hanno Protection 5! Più Protection 1! Che non so se si somma. Una Copper Axe! Oh mio Dio! Una Copper Shovel! Oh mio Dio! No, stavo buttando. Però, aspetta, i miei pantaloni sono meglio. Tienili tu questi. Io ho dei pantaloni che Ecco, c'hanno Thorn. l'inventario pieno, purtroppo. Butta merda. Cosa butto? Allora, io direi, se ci facciamo un'armatura completa di questo piano, penso che siamo messi bene.
E possiamo provare a scendere. Almeno per un po' dovremmo essere tranquilli. Possiamo, sì. Non sono così fiducioso, però se vuoi proviamo. Tanto io posso mettere le torce, tranquillo. Qui mi sa che ci sono dei druidi. Ah, questa è la zona. Cazzo, c'ho il druido di prima. Porca paletta. Ma no, ma perché proprio io? Ma poi. Via, via. Che miseria, no. Ma va a cagare. Arriva il druido. Ti ha preso sotto? Sì. Si è incendiato pure lui. Muori, druido di merda. Io mi vedo ancora vivo. È morto. Che cazzo gli ho fatto? Che sono ancora vivo. Come cazzo ho fatto? Gli ho tirato addosso. No, sei morto. Gli ho tirato addosso la cosa che mi ha tirato lui ed è morto. Cioè, ho usato il druido contro lui stesso. Bene, ragazzi. Il video è andato avanti per molto tempo e la connessione di Alexander ha alzato bandiera bianca. Quindi proprio non ce la fa. Non c'è verso, ma mi dispiace. Speravo di esserti più d'aiuto stavolta. Diciamo che ci siamo procurati qualche armatura e un'arma che piazza vermi luminosi sulle mura. Devo dire che è un inizio, dai. Possiamo cominciare a pensare a fare qualcosa di decente, ma soprattutto cercherò di farmare, di esplorare ancora di più quel dungeon, anche da solo, ora vediamo quando ho un po' di tempo, per cercare di farmi altre armature, perché ragazzi, in quel dungeon, soprattutto al secondo livello, si trova roba veramente interessante che dovremmo poter sciogliere. Detto questo, se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta e condividi, ma soprattutto passa anche sul canale di Alex se ti piace come fa video, quello che fa, anche lui fa Minecraft, quindi ragazzi, anche lui fa la terraferma craft sul suo mondo. Lo vedete qui bloccato in un angolo tra due letti, giuro che non l'ho bloccato io, è la sua connessione che lo ha più o meno bloccato. Lo schermo completamente nero. Ecco. E se sei arrivato fino a questa parte del video, scrivi nei commenti hashtag verme luminoso. Hashtag verme luminoso, sì, perché ragazzi possiamo piazzare dei vermi luminosi in giro per la mappa. Abbiamo risolto il problema delle torce, quindi. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti. Alex. Ciao ciao.